E dopo l'analisi della partita, come sempre, con la valutazione all'allenatore Massimiliano Allegri, andiamo anche sulle pagelle, no? È sempre stata fatta sotto questa falsa riga, no? Prima l'analisi e poi dopo le pagelle. E quindi direi di provare subito a cambiare schermata e andare ad analizzare i singoli. Come al solito vi ricordo un mi piace a questo video e qui sopra nelle schede invece potrete trovare l'analisi appunto della partita di cui parlavo prima. Soccerment, cerco di utilizzare alcuni dati che vengono forniti anche da loro, poi loro hanno un algoritmo che va a calcolare le valutazioni, saranno decisamente diverse da queste qui e vi ricordo che Soccerment vi mette a disposizione questa piattaforma gratuita per quanto riguarda la Serie A, quindi potete andare a vedere tutti i dati che volete inerenti alla Juventus. E non solo, è passato in descrizione perché poi giovedì andremo a fare un contenuto di un certo tipo, che si va a intrecciare direttamente con la YouTuber League giocata l'altro giorno contro l'Inter, che uscirà sul canale YouTube di Federico Marconi, la giornata di martedì. Allegri, abbiamo già parlato nel video precedente, quindi vi rimando lì, come sempre, link qui sopra nelle schede. Szczęsny, 6, perché la sua parata la fa. Il gol che prendiamo io non posso assolutamente andare a attribuire la colpa a Szczęsny perché è vero che prende gol sul suo palo da Brahim Diaz, però è la follia come si sviluppa quel gol e poi ne parleremo. Qualche parata, secondo me Szczęsny si porta a casa il 6, è forse uno dei pochi che si porta a casa la sufficienza. 4 Bonucci, mamma mia, mi sono riguardato il replay e non ci potevo credere, non ci potevo credere. In diretta l'ho visto e mi ha fatto arrabbiare molto, ma non mi ricordavo Bonucci così, cioè della serie. Prego, Brahim Diaz, prego, vada lei, passi pure, la porta è là. Cioè deve intervenire addirittura Milik poi in scivolata per cercare di far qualcosa. Spoiler, non ce la farà, nemmeno Bremer in volo. Ma Bonucci veramente gli ha detto: vai, vai che non ci sono problemi. Ma io non credo che si possa prendere un gol del genere. Cioè, sei lì, letteralmente lì. Bremer, sei nella difesa, forse quello che mi è piaciuto di più. Ribadisco anche lì sul gol di Brahim Diaz: si butta a peso morto cercando di fare un miracolo, non ce la fa. Forza di cose, però Bremer, secondo me, la sua partita, tra cose buone e meno buone, la sufficienza l'ha fatta. Stiamo parlando della partita migliore del mondo, ma meno di 6 Bremer non me la sento di darglielo. 5, Alexandro. Qualcuno si è focalizzato tanto sul gol dell'1-0 dicendo che tiene in gioco Tomori, cosa vera, però secondo me non si può analizzare la prestazione di Alexandro su quella roba lì perché Alexandro è sì colpevole, ma mai come Cuadrado sul primo palo. Quindi la partita di Alexandro non è sufficiente per lo sviluppo del gioco, perché non è mai stato presente, perché appunto nella fase difensiva ha mostrato delle lacune. Ma non me la sento di attribuire delle colpe così pesanti ad Alexandro per quel gol lì. Poi probabilmente è una lettura mia strana, perché ho letto veramente tutti dare contro Alexandro su questa cosa. A me sembra molto più un errore di Cuadrado. 5 e mezzo a Danilo, che ha sofferto Leao, per questo che il voto si abbassa, ma a livello di cuore, a livello di presenza, Danilo meriterebbe 10. 10 meriterebbe, perché è un leader veramente di questa squadra. Poi ovvio che Leao è un cliente scomodo, l'ha fatto ballare, Leao ha tirato più volte, quindi il voto si abbassa, perché sennò sarebbe più alto. Uno veramente dei pochi ancora probabilmente a crederci, a metterci la faccia e ad emozionarsi in campo, che è una cosa sempre più rara per quanto riguarda i calciatori. Mi dispiace tantissimo, tantissimo, ma Locatelli per me si becca 4, perché ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Tutte le giocate sono state forzate, tutti i cross sono stati forzati. Non mi è piaciuto per niente, per niente. Quasi come giocare con un uomo in meno. Il centrocampo è stato sorretto praticamente da Rabiot. Locatelli è in una fase in questo momento di grande, grandissima confusione. E infatti Rabiot si becca 6. Bonucci
perché è stato uno dei pochi sufficienti. Come potete vedere, i voti sono molto bassi, ma perché la prestazione della Juve secondo me è stata molto brutta. Rabiot è uno di quelli che se salva, che salva la faccia. Mi ha fatto ridere perché qualcuno mi ha scritto nei commenti: ma come? Non hai detto che Rabiot è diventato un fenomeno? No, non l'ho proprio letteralmente mai detto. Anche nel post partita, anzi, insieme a Maschera Juventina, dicevo: adesso verranno fuori tutti quelli che diranno che è un fenomeno, e invece ce n'è sempre stato solo uno che difendeva Rabiot, e mi riferivo a Rabiot Machia di Twitter. Ma io non ho problemi a dirlo che, ma l'ho detto tante volte, non sono innamorato di Rabiot, ma quando c'è da riconoscergli un merito lo faccio senza problemi. E se invece il fatto che gli abbia dato 8 in pagella l'altro giorno era quello, il fatto che l'ho considerato fenomeno, no, nemmeno per quello, ma semplicemente quando fa bene glielo riconosco. E la partita l'altra sera l'ha fatta molto bene, e anche stasera non è andato male, e lo riconosco. Non lo considero assolutamente un fenomeno, perché per me non lo è, minimamente. 4,5 a Cuadrado, un altro di quelli che non mi è piaciuto per niente, ha rischiato tanto, anche nel senso che poteva farsi espellere per quelle proteste sul fallo, che c'era. Però, ragazzi, se ci mettiamo a discutere su un fallo a 1 minuto dalla fine del primo tempo, dove comunque perdiamo anche energie nervose, infatti poi Cuadrado svirgola quella palla sul primo palo, che si trasforma in 1-0 del Milan. Possiamo chiudere baracca e burattini per me. Infatti Cuadrado poi rimane nello spogliatoio durante l'intervallo, subito sostituito da Allegri. Brutta partita di Cuadrado. 5 Kostić, anche lui non mi è piaciuto. Noi non salta all'uomo mai, 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 mai. Non saltiamo mai l'uomo, né con Cuadrado né con Kostić, gli esterni che non salta all'uomo. Non cioè, a questo punto non capisco neanche più se è un discorso che l'allenatore non lo vuole, l'uno contro uno, o se loro magari hanno perso lo spunto e non sono più in grado di farlo. Non ve lo so nemmeno dire. Quanta imprecisione in Kostić sempre. È un ripetersi. La pagella di Kostić ormai è diventata una poesia. Vi ripeto a memoria questa cosa qui. Impreciso. 4 Vlahovic. Perché la palla che perde su Brahim Diaz è imbarazzante. Letteralmente imbarazzante. Però la vera domanda secondo me è perché non riusciamo. Non dico mai perché sarebbe una bugia, ma ci riusciamo con poca continuità a cercare Vlahovic nel modo in cui Vlahovic deve ricevere il pallone. Perché è un problema spendere 75, mi pare, milioni di euro a gennaio dell'anno scorso per acquistare uno dei bomber in prospettiva più forti al mondo, e non essere in grado di valorizzarlo secondo quelli che sono i suoi punti di forza. La Juventus dovrebbe essere costruita per far arrivare i palloni a Vlahovic. E invece no. E invece no, non siamo questa roba qui. Peccato, non so che altro dire. Sei a Milik, che nella lotta si esalta sempre, e suo lo fa, unico giocatore che è stato in grado di tirare in porta Tatarusano. Il Milan temibilissimo di Tatarusano e gabbia. Soltanto Milik è riuscito a tirare in porta. E Milik deve essere anche l'uomo che va a rincorrere Brahim Diaz per evitare il 2-0. Milik, l'attaccante, per forza si becca 6. Per forza è l'uomo in più in questo momento, uno dei più utili di questa Juventus. Per forza. 4,5 McKennie, che entra e non fa rimpiangere un pessimo Cuadrado, non so che altro dire. 5 Miretti, che entra e non fa praticamente niente per meritare 6, anzi molto impreciso, molto fuori fase, fuori giornata, fuori forma, non lo so, non so neanche, forse Miretti è già stato assorbito dal resto di questa squadra. Che cosa vi devo dire? No, non è 6,5 ma è 6, è sbagliata la grafica per Paredes e Moise Kean, che sono entrati e hanno fatto bene, anche loro. Ken è stato l'unico che è riuscito a tirare in porta, Paredes è stato l'unico che è riuscito a dare un po' di ordine al centrocampo, e quindi la sufficienza, quindi non 6,5 ma 6, se lo portano a casa. Sule ha giocato troppo poco, buttato nella mischia così a caso, senza voto, però è stato un impatto che non mi è dispiaciuto. Come potete vedere, pagella abbastanza breve, abbastanza corte, non c'era chissà che cosa da dire, perché la Juventus la partita, ahimè, non l'ha fatta. Non l'ha fatta.